I voti degli esami sono rappresentativi delle tue capacità. Ci sarebbero un sacco di cose da dire su questo stereotipo. Se io prendo 30, sono intelligente. Proprio non sono per niente d'accordo. È tanta gente che fa questa scelta. No, non è affatto vero. Benvenuto su Ciuffoli Infermieristica, il canale con trucchi e consigli per goderti il tirocinio e la vita universitaria. Un altro falso mito di cui voglio parlare è quello che dice che i voti sono rappresentativi delle proprie capacità. Vuoi la verità? Questa è una delle cose più stupide che ho mai sentito dire. Ho preso dei brutti voti che a mio parere non meritavo. Ci sarebbero un sacco di cose da dire su questo stereotipo. Vuoi una verità peggiore? Ho preso dei bei voti che a mio parere non meritavo per niente. Può essere applicato in infermieristica, ma anche nella vita da studenti in generale, sia alle elementari che alle medie, che alle superiori e che appunto in università, in qualsiasi facoltà. Secondo me i voti non sono rappresentativi delle capacità di una persona. Nella mia facoltà avere buoni voti in chimica non vuol dire che se vai in un laboratorio di chimica tu abbia una manualità proprio fatta così. Dipendono da molti fattori, bisogna vedere come l'insegnante ha spiegato, come l'insegnante, qual è il metro di valutazione anche di un insegnante. Dipende anche da quanto hai studiato, quindi se tu sei intelligentissimo ma non hai studiato benissimo la materia per cui devi fare un esame, assolutamente è ovvio che tu non possa passare l'esame, cioè non puoi prendere un bel voto. Ricevere un brutto voto fa male quando è meritato, fa ancora più male quando si sente che non è meritato. Però, secondo me c'è un altro modo di vederla e lo considero un consiglio bonus, quindi come al solito lo trovi in calce, in fondo, al video. Proprio non sono per niente d'accordo che i voti siano rappresentativi delle qualità, delle capacità di una persona. E anche se prendi 30, comunque non dice che tu sei un genio. Può essere anche che tu magari prenda tutti 18, però poi quando sei laureato, tu sei talmente tanto appassionato che dopo studi tantissimo quegli argomenti per quell'ambito là e magari sei bravissimo, sebbene tu abbia preso tutti i voti. Mi è capitato in un tirocinio di essere valutato col voto massimo e la mia reazione è stata sul serio, cioè davanti al tutor, mi è scappato, me ne sono pentito immediatamente. Giulia V mi scrive: io ho studiato veramente bene le materie con molta più serenità solo dopo aver dato gli esami e poi ho notato che in esami per cui non avevo studiato niente ho preso anche voti molto alti perché erano a crocette, quindi non credo che gli esami siano la giusta rappresentazione di quello che uno studia e sa. E non è detto che chi prende tutti i 30 poi sia bravissimo. Penso che tutti i voti che mi sono stati dati fossero giusti, forse qualcuno no. Cioè, quindi secondo questa frase, se io prendo 30 sono intelligente, se prendo 18 sono uno stupido. Non è assolutamente vero. Mi limiterò, mi conterrò e farò soltanto un esempio per farvi capire il mio punto di vista. Se te mangi una fetta di torta e poi la devi valutare da 1 a 30, il tuo metro di giudizio sarà uguale a quello di tuo cugino del tredicesimo grado o del tuo migliore amico? No, te lo dico io, per n motivi. Può variare dal piacere o non piacere la cannella, lo zenzero, il cioccolato, eccetera eccetera, anche se hai fame, per n motivi. Quindi secondo me poi dipende tanto da dopo, anche perché può essere che molte persone debbano rifare più di una volta lo stesso esame per passarlo. Cioè, con questo non nego il mio impegno, posso onestamente dire di aver sempre dato tutto quello che potevo dare. A volte semplicemente quello che posso dare non è abbastanza. L'importante è che basti a me, deve bastare a me. E perché prima non lo passano e poi sì? Perché vuol dire che la loro intelligenza è cambiata? O semplicemente perché si sono preparate meglio su quei determinati argomenti? Io penso sia di più la seconda.
Non penso assolutamente che i voti degli esami siano rappresentativi delle proprie capacità, perché dipendono da molti fattori, non solo da quanto una persona ha studiato, ma da come una persona esprime, sia nello scritto che nell'orale, quello che ha appreso. Poi bisogna vedere come l'insegnante valuta la prova dello studente, dell'alunno. A seconda anche del metodo di valutazione dell'insegnante possono esserci delle grosse variazioni di voto. È difficile giudicare dando un voto che rappresenti effettivamente le capacità della singola persona. È una cosa molto molto soggettiva e dipende da parecchi fattori, quindi non è detto che uno che prende brutti voti vada peggio poi nel mondo del lavoro rispetto a uno che prende voti più alti. Se ti sta piacendo questo video, fammelo sapere con un pollicione in su, e se non l'hai già fatto puoi iscriverti al canale e cliccare sulla campanella, così non ti perdi i prossimi video. Ma quindi ti ritroveresti d'accordo con la frase "i voti non sono rappresentativi delle tue capacità ma delle tue conoscenze"? Sì, già di più, che poi anche quello non è totalmente vero, perché qualcuno può studiare a memoria e non capire comunque niente della materia a riguardo, quindi... Per passare gli esami bisogna avere le capacità, ma tu puoi anche avere tante capacità e non passare gli esami, perché se non studi non li passi. Uno può anche avere voti bassi ed essere un genio. Magari il contrario forse no, però questa sì. Quindi, se il metro di giudizio varia da persona a persona, anche il metro di giudizio di un professore non sarà universale, oggettivo. I voti che riceviamo in tirocinio, negli esami, i voti che riceveremo sempre nella vita, non sono assolutamente rappresentativi della nostra persona, delle nostre capacità, eccetera. Ho pensato di creare delle maglie, così oltre alla divisa da infermiere ho anche una divisa per questo canale. E ho fatto anche una felpa per le fredde notti in reparto. In descrizione ti ho messo il link allo store per guardarle tutte e vedere se c'è qualcosa che ti interessa. I voti dipendono, prima cosa, dalla quantità di studio che si deve affrontare, dal tempo che si deve impiegare a finire tutto il programma, dal professore, che è la variabile più incasinata che si possa avere, perché c'è il professore buono che ti fa passare così senza che magari tu abbia studiato niente, e il professore molto che, nonostante tu ti sia fatto un mazzo tanto, ti manda comunque a casa senza un voto decente. Mi capita spesso di ricevere messaggi da chi ha ricevuto una valutazione che considera un po' opinionabile. Un professore potrebbe darti 30, come un altro potrebbe darti 20, perché il metro di giudizio cambia da professore a professore, da professoressa a professoressa e da professore a professoressa. Ovvero, le valutazioni di tirocinio di solito sono accompagnate da motivazioni. Spesso mi scrivete perché non avete compreso queste motivazioni o comunque non le trovate giuste, adeguate. È chiaro che qualcosa deve essere cambiato, no? Mi piace parlare di queste cose perché prosperano nel silenzio e solo invece esplicitandole può avvenire, può iniziare il cambiamento. E penso che siano più diffuse di quanto si crede, o meglio, se hai avuto delle esperienze simili magari me lo puoi raccontare nei commenti. Diciamo che non sono tanto i voti quelli che sono rappresentativi delle tue capacità, ma è il giudizio del professore che interpreta le tue capacità, ma esclusivamente nella sua materia. Non esiste di tutta l'erba un fascio, dai ragazzi. Quindi, quanto sono rappresentativi questi voti delle tue capacità reali? Poco, giusto? Eccoci arrivati all'argomento bonus, che è quindi questa volta un consiglio. E contiene anche una storiella. Un grazie a tutti gli youtuber che hanno partecipato. Come al solito in descrizione ti ho messo il link a tutti i loro canali, così puoi vedere quali video pubblicano e se ti interessano ti iscrivi. Questa è una storia in cui potresti riconoscerti, perché so che è qualcosa che capita spesso. In diversi tirocini ho ricevuto i ringraziamenti di pazienti e parenti che si sono fermati dopo la dimissione, che sono venuti a cercarmi per ringraziarmi di persona, perché durante la degenza li ho ascoltati e ho cercato di rispondere come potevo alle loro esigenze. In un caso mi hanno anche scritto una lettera e adesso che ci penso dovrebbe esserci da qualche parte una foto di io con una fetta di sake, ma ciccia, è proprio una sakerona grossa così, a letto di un paziente che mi aveva invitato al suo compleanno. Ecco, sono questi i voti in cui mi riconosco, e quindi mi piace riconoscermi, e sono questi i voti che io mi porto a casa, e ti consiglio di fare altrettanto.
E tu invece che cosa ne pensi di questo luogo comune? Puoi condividerlo con tutti sotto nei commenti. Invece qui a sinistra ti ho messo una playlist con tutti i video sui luoghi comuni che ho fatto con la collaborazione di tanti diversi youtuber, e sotto c'è un video che potrebbe interessarti, e anche come al solito il mio ebook su infermieristica, se vuoi dargli un'occhiata. Io sono Ciuffo, ciao!